russa e oggi dice non riconosco più il mio paese. Allora, copertina. Ciao Ludmilla, grazie di esserti collegata. Ecco, Ciao, ciao a tutti, così c'è questo mi bellissimo. avete fatto commuovere. Ci siamo commossi anche noi, c'è questa bellissima fotografia, no? In cui sei con tuo marito e con il cartello Pace. Eccolo qua, fra l'altro, lui, anche lui, volto conosciutissimo della televisione italiana, no? Volto delle Iene, Sì. no? Allora, Ludmila, avete partecipato a questa manifestazione e insomma, hai pronunciato delle parole molto, molto importanti, anche molto forti. Ti va di dirci quello che pensi e le tue riflessioni, di condividerle con noi oggi, stamattina? Assolutamente, anzi, questa è la prima volta che faccio una cosa del genere perché ho aspettato anche di riflettere, di capire quali informazioni provenienti dal mio paese, Dalla dalla Russia. Sì. bocca dei miei genitori, anche dalle notizie che guardavo, che adesso purtroppo non posso più seguire. Anche per capire se c'era una parte della verità anche da parte loro. Io considero questa guerra, oltre a una violenza assurda, anche una guerra di informazione. E non riesco a concepire proprio il fatto che cioè, al giorno di oggi applicano la violenza sulle persone che sono vittime di un conflitto politico, perché anche noi in Russia diventiamo vittime di un conflitto politico che gira intorno a una persona che ha preso le decisioni, che ha invaso comunque un paese fraterno con quale noi non abbiamo mai avuto cioè, a livello proprio personale non abbiamo mai avuto i conflitti, anche qua in Italia, all'estero, ci consideriamo tutti uguali, ucraini, moldavi, russi, non c'è una differenza. E infatti, il bello dell'Italia in questo momento, credo, che non c'è questa divisione, tu sei russa, allora siete voi che avete cominciato la guerra. Per me la cosa più difficile in questi giorni è stata proprio vedere il mio paese trasformarsi in qualcosa che abbiamo già visto nei tempi sovietici, perché io sono figlia di Unione Sovietica, nonostante la mia formazione e tutto, ho vissuto comunque un'infanzia bellissima, Scusa Ludmila, però. quando tu dici le informazioni che arrivano da lì, ecco, questo è un passaggio interessante per capire che informazioni passano, ovvero abbiamo Ok, visto allora ti l'altro esprimo un giorno, concetto non so se tu hai semplice. visto o abbiamo quelle immagini, quella giornalista, no, che è dipendente della prima televisione, del Quella col primo cartello. canale russo, è passata con un cartello con scritto no guerra e adesso, come tu ben saprai, è stata considerata dalla Russia una spia. Ora, gli hanno dato per adesso una sanzione, una minima sanzione, ma probabilmente, insomma, si prenderà almeno 15 anni, dicono.
Ecco, nuova legge prevede 15 anni. Che tipo di informazioni passano? Eccolo qua, grazie. Questa è quello che è accaduto. Fra l'altro ha raccontato poi anche a tutti i media che tutta la sua famiglia è rimasta sconvolta da questa sua azione e che in qualche maniera è quasi stata anche rinnegata, no? Questa sua manifestazione per la pace verso l'Ucraina è stata anche rinnegata dalla sua stessa famiglia. E ha paura. E ha molta paura, anche il figlio. Dunque, ti volevo chiedere che tipo di informazioni passano, che tipo di giornali, di notizie passano anche dalla televisione russa. Ecco, cosa ti arriva da lì? Adesso purtroppo io non ho un modo di guardare la TV russa perché tutti i canali che io seguivo prima sono oscurate, ma il concetto semplice che ti posso trasferire dalla bocca di soprattutto quelle che supportano la visione di Putin è che Putin sta difendendo il suo paese mandando i militari per difendere l'Ucraina dai nazisti. Sì. E, una soluzione, cioè una versione che non sta né in cielo né in terra, perché cioè, non capisco come fanno i nazisti a distruggere il loro stesso paese e ammazzare la propria gente. Vabbè, ma quella è tutta, tutto, come dire, è stato l'inizio, no, Alessandro? L'inizio del racconto di questa guerra dove mondiale, sono loro... Parlano della Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamo che il presidente è ebreo, quindi figurati se può essere considerato nazista. È proprio una montatura assoluta e lei ben lo sa. Sì, sì, assolutamente. Noi vediamo qua le immagini, purtroppo drammatici, e non facciamo altro che... dare un aiuto. Per esempio io dal mio studio ho mandato 3 furgoni tra alimentari, del cibo, medicine, vestiti, abbiamo raccolto anche le coperte e il minimo che possiamo fare è dare un contributo anche a livello visivo. Per esempio la mia arte esprime adesso pieno concetto della guerra, tipo questo quadro con Joker. L'ho chiamato Last Dinner of Power, il potere che decide cioè il nostro destino, insomma. Grazie Ludmilla, grazie davvero di questo tuo collegamento, di questa tua condivisione, un abbraccio a tutta la tua famiglia. Ecco, l'importante quando si organizzano gli aiuti, questo lo dobbiamo dire, che vengano organizzati perché intanto arrivino davvero, no? E le prime cose di cui hanno necessità, prima ancora del cibo, sono i medicinali, non dimentichiamoci.